bene. Prego. Non so chi di voi c'era stamattina, comunque io sono Simone Maiocchi, sono di Elettronica In e cercherò di guidarvi nella realizzazione di un progetto, tra virgolette, abbastanza semplice, che alla fine di tutto dovrebbe essere questo oggetto. Questo oggetto che, come funzionalità che mi sono inventata, è sostanzialmente un estrattore di numeri della tombola, cioè serve a puntare su un tabellone i numeri da 1 a 90. C'è un tastino, uno schiaccia il tastino, il puntatore laser si sposta e indica il numero estratto. Per fare tutto questo faremo una serie di esperienze di tipo pratico su Arduino che riguardano una libreria specifica, che è la libreria Servo, e impareremo anche a fare un po' di programmazione dignitosa su Arduino. Cosa vuol dire un po' di programmazione dignitosa? Invece di fare il solito LED che lampeggia, realizzeremo uno sketch dove avremo delle subroutine, delle routine dedicate a fare qualche cosa, nello specifico faranno accendere e suonare quella strana cosa che vi ho dato, il portachiavi, che ci appresteremo fra l'altro a distruggere nel vero stile dei makers e dei modders, e piloteremo anche il puntatore laser. Dopodiché invece con la libreria servo avremo una fase di programma che è quella di taratura, perché quando uno realizza un brandeggio non è detto che quando l'accende punti esattamente dove deve, quindi avremo una parte di software che ci permette di mettere il tabellone al posto giusto, e avremo anche un'interessante routine che serve per mischiare i numeri. Penso che possiate già immaginare che prendere e generare dei numeri a caso non è una buona idea. Se devo riempire un tabellone, devo crearmi un vettore con tutti i miei 90 numeri, mischiarli in qualche modo e poi estrarli dal vettore uno alla volta in maniera sequenziale. Così sarò sicuro che il 22 non mi esce tre volte, perché poi quando si utilizzano questi microcontrollori c'è anche un vero problema di generazione di numeri casuali. Allora, tanto per darvi un'idea di quello che avete come dotazione, avete questo oggetto. Ho caricato lo sketch, allora, ma no, questo l'ho messo io soltanto per far vedere che sta girando. Allora, quello che noi stiamo facendo è semplicemente questo loop, da posizione da 0 fino a 180 incrementa, quando si è arrivato torna indietro, da 180 torna a 0, e tutte le volte c'è questa istruzione write position. Il servo a inviargli dei valori che cambiano, ma il motore servo ha come caratteristica che se gli dico mettiti nella posizione 90 e in qua abbiamo un cavetto che ci sta facendo disperare. Quindi con questo write position io posso definire qual è la posizione che voglio far prendere al mio motorino. Cominciate a capire dove vogliamo andare a parare. Sostanzialmente noi con un brandeggio che ci permette di gestire sostanzialmente, nel senso, il motore lo monta sempre nello stesso modo. Allora,
Facciamo finta di fare sapere quello che facciamo. Dobbiamo fare in modo che questo faccia tutta l'escursione in questo modo, quindi questo da una parte e dall'altra, in mezzo sta piatto. Ci vuole una vittina piccolina qui nel forellino, perché sennò scarroccia, sennò tira. Potete metterci gli anellini, se volete, questi per far spessore. L'importante è che è arrivata una situazione di questo genere. Adesso ci metto anche la vittina e vedremo che si fissa. C'ho da fare una priorità di serie e che c'ho da fare chissà cosa. Allora
Sera di quinta, tra meno di 80 giorni ci sono le salve. Sì, ce l'ha. Bisogna vedere. E non ce l'ha. Io forse ci posso. Quanti la vedi sotto? Io dove? Io 6. Oh, se ne passa. Ok, ho capito come si fa. Fermi tutto. Fatelo mettere in contrario. No, dovresti stare per là sotto, lo giravi. No, devi levarlo tutto. Non puoi invertirlo via sotto. Si può invertire via sotto e lo va per forza di sì. Eventi per cui io devo gestire l'asse X e l'asse Y con questo valore 20, che però a seconda di come avete montato i servo potrebbe essere un incremento o un decremento. Allora, incominciate a si blocca, poi bisogna fare l'avvia. Che si parte con il comando servo S maiuscola, servo maiuscola e poi il nome che volete dare al primo servo. Qui c'è scritto S maiuscola parentesi graffa e ricominciate 1,2,3,4, dovete fare una domanda. Scrivete int tutto minuto, sequenza con la S maiuscola, quadra aperta e chiusa, connetto numero. Dipende dal numero prima e dal seme che io ho dato e quindi è una formula che deterministicamente alla porta 0 ANOG in modo tale che peschi dei disturbi, lo facciamo apposta e diciamo dimmi qual è il valore, lui con molta probabilità ci restituirà un numero o è saturo o comunque è finito a massa per qualche motivo. E quindi con questo trucco del leggere l'ingresso analogico riusciamo ad avere un numero, questo famoso seme, che sia abbastanza casuale. Questo lo passiamo al generatore di numeri casuali, gli passo la mia sequenza ordinata da 1 a 90 e gli dico che è composta da 90 numeri. Se andate sotto nel codice troverete che c'è quasi un bubble sort al contrario. Perché che cosa fa questa routine? È abbastanza interessante se dovete generare delle sequenze casuali. Prende ogni posizione del mio set. Ma a caso come si definisce? Funzione random che io sotto, adesso scendiamo sotto nel, se volete, nella ciclo che mi va da 0 al numero di elementi che io ho passato, quindi io so che ho 90 numeri, per cui da 0 a 90 genera un numero R che sia casuale. Questo numero casuale, se è uguale al numero della posizione, non va bene, lo rigenera, altrimenti gli assegno una variabile temporanea al contenuto della cella di quella posizione. Ok? Per cui int temp il numero di lampeggi che fa è una variabile che si chiama ripeti. All'inizio io ho definito ripeti come 30, io posso chiamare quella routine avendo impostato ripeti a 10, 20, 50 in modo tale che possa far lampeggiare il laser un numero determinato di volte. Quindi questa è una casuale, provate a mettere di 1, 10, 15 e vedete che le sequenze che genera sono veramente sempre quelle. Ma è la cosa buffa che possono essere anche 10.000 numeri, ma la sequenza sono sempre quei 10.000 numeri. È abbastanza particolare.
mettiamocela anche un pezzo di carta, vedrete che lampeggia e si scuote. Questo piccolo scossone serve per far sì che lui si centri. Ed è questa routine. Questo pezzettino che io praticamente, eccolo, in fondo, vedete che oscilla il puntatore. E così si assesta. Chiaramente adesso su quella distanza tende, guarda, si sposta anche il tavolo, però se lo fissassi. E questa è quella che fa la mia routine di offset. Fatto quello, io posso... Bene. Si mette al centro del tabellone, ci fa capire dove dobbiamo posizionare il tabellone, quindi spostiamo o lui o il tabellone in modo tale che punti esattamente nel mezzo. Poi, 80 passi, io so che 1000 è uguale a 0 e 2000 è uguale a 180. Ok, e quindi a questo punto io posso dire mettiti a 1500, lui si metterà qua in mezzo, ma a questo punto ho 5 volte la risoluzione che mi darebbe l'indicazione in gradi. Ok, 180 passi, questo impulso va da un minimo di 10 a un massimo di 20 millisecondi, con 15 millisecondi che corrisponde alla posizione centrale di 90 gradi. Ok, tutto questo è lungo, mi sembra che sia comunque 500 Hz, dovrebbe essere 200 millisecondi, quindi è un'onda quadra a 500 Hz in cui la larghezza dell'impulso è quella che determina il dove è posizionato il motorino. Se vi interessa capire come funziona, dentro al motorino c'è un potenziometro.